Le chiamate rimbalzano dai satelliti, le pescano nell'etere. Ecco che buono. Sai, quando fai la guerriglia, trasformi le tue debolezze in punti di forza. Che vuol dire? Beh, se loro sono grossi e tu sei piccolo, allora tu sei più agile e loro più lenti. Tu sei nascosto e loro esposti. E dai in battaglia solo quando la vittoria è sicura. È stata la tattica dei Vietcong. Gli rubi le armi e poi le usi contro di loro. Così il nemico ti rifornisce e si indebolisce, mentre tu diventi più forte. Come si traccia il limite fra la protezione della sicurezza nazionale, con l'evidente necessità del governo di ottenere dati strategici, e la protezione delle libertà civili, con particolare riguardo alla sacralità del mio domicilio? Perché voi non avete il diritto di entrare in casa mia.